Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati su Expeditions Viking. Siamo tornati alla casetta del vecchio per vedere se Mani è tornato sano e salvo, tutto a posto. Vediamo. Ciao, Sandar. Sandar è sempre nascosto nel retro. Ma ora il suo apprendista si inchina. Chi c'è? Mani, chi è? Oh, sono quelle persone di cui ti ho parlato. Ah, siete le persone gentili che... a cui ho chiesto del mio apprendista? Stavo aspettando che ritornaste per il vostro... la vostra ricompensa. Siete stati fortunati a trovarlo. Sì, fortunati. Venite, fatemi ricompensare per la vostra buona volontà. Borbotta qualcosa a Mani e cerca dietro nella stanza. Ecco, questo è per voi, è un semplice regalo, ma l'ho fatto con le mie mani. Spero che ne troverete un uso. Avrete una gratitudine infinita, giovane ragazzo. Sarete sempre tutti benvenuti nella mia umile casa. Ok, e ci ha dato un coso di armatura praticamente. Ma o che devo upgradare le armature che ho dei miei tizi qua perché sono, cioè siamo messi proprio super mega malissimo. Questo è peggio, ma abbiamo solo delle robacce inutili. Movement adjustment. Eh no, ma è tutta roba che non serve. No, no, lui può servire questa hide armor. No. Questa no fa schifo. Dovremmo usare forse più spesso Hades, ma. Heidi. No. Allora, non era lei, era solo Hades. Io direi che ritorniamo nella campagna, nella mappa e andiamo ad accapparci di nuovo. Abbiamo solo 19 medicine, però, porca miseria. Noi siamo messi tutti, 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 tutti malissimo. Tutti super male. Ma tu puoi diventare un po' più brava, tipo... No, c'è qualcuno che posso addestrare in witchcraft per... Tu puoi diventare una witchcraft per fare le erbe. Qua è vero per fare le medicine. Cooking. Dov'è che è il coso delle erbe qua? Qua c'è il healing. Così almeno l'altra fai a medicine e tu fai... Che però tra l'altro Roscova quanti così ha? Dov'è la tua medicinaggine? Qua forse? No, due di preserve, due di heal. Witchcraft. Bisogna di 175 per potenziarlo ancora. Niente. Dobbiamo per forza andare a curarci un po'. Torniamo a Ribe. Vediamo se riusciamo a... A fare qualcosa. Qua sta passando il tempo, ma tantissimo proprio. Allora, torniamo a Ribe.
E vediamo se per caso ci danno delle. Devo comprare delle altre medicine di brutto. Ma è che stiamo spendendo ogni singola cosa in medicine in questo momento. Avevo preso tanti di quei danni, ma tanti di quei danni. Boh. Per fortuna adesso dice che hanno fissato la casetta là, per cui. Cioè, fissato, hanno migliorato l'accampamento. Per cui dovrebbe. Non accampamento, casa proprio, il villaggio. Per cui dovrebbe darci dei preziosi a ogni turno. È giusto che. No, così dovrebbe essere. Non so perché ci mette tutta la mappa sempre rotta. Al tempio dobbiamo andare per portare la medicina. E poi dobbiamo parlare alla donna del suo uomo. E abbiamo raccolto ogni singola cosa che abbiamo trovato in giro, eh. Porca miseria. Ciao Svana, abbiamo portato il muschio. Speriamo che sia sufficiente. Ho preso del muschio. Oh sì, la ragazza malata. Fatemi vedere. Molto bene, questo sarà sufficiente. Datemi un paio di ore e ci sarà un rimedio per la vostra amica. Ok. Passano 2 ore, tra l'altro possiamo effettivamente approfittarne e tornare al villaggio, visto che abbiamo tutte queste robe qua. Fatene buon uso perché il muschio ricresce molto lentamente. Grazie. Va bene. E che se riandiamo al villaggio, non so quanto tempo ci mettiamo, che non abbiamo tutti sti giorni infiniti. Vediamo se allora. Perché mi giri tutto storto ogni volta? Dov'è invece la donna? Brana, dov'è Brana? Qua sotto. Qua in basso. Cosa le diciamo? Boh, che è scappato. Vediamo che opzioni ci dà più che altro. Allora, è scappato. Cavolo. Beh, per fortuna se almeno è sveglio, scapperà molto molto lontano. E di quello che ha rubato, tutto quello che possedeva, eccolo qua. Davvero, fantastico, grazie, grazie. Con questo potrò ricostruire e entrare in contatto con alcuni miei amici mercanti. Ne ho avuto abbastanza di ribe per una vita soltanto, comunque. Schierne potrebbe far buon uso di un buon mercante. Schierne? Circa un giorno a nord? Potrebbe andare bene. Sì, fammi prendere quello di cui ho bisogno e ci vedremo là. Ok, quindi abbiamo un mercante, abbiamo guadagnato un mercante. Migliorata la prosperità del clan. Ottimo, ottimo, ottimo. Cosa dobbiamo fare qua ancora? Niente, mi sa. Allora, là, nulla. Qua dobbiamo picchiare i ratti, ma. E hire some mercenaries, però devo tornare dalle marsh con quell'affare là. Dov'è campaign map qua? Possiamo andarcene? Ah, qua. Sono indeciso, forse conviene tornare al villaggio, però, eh.
Quanti accampamenti ci sono da qua al villaggio? Abbastanza. Qua c'è cibo medio. Occupato. Poco cibo. Molto cibo. Andiamo. Ci sono molte nuvole e inizia a piovere. Inizia a piovere fortissimo. C'è anche vento e... Ok, possiamo tirare su qualcosa e coprirci. Ok. Facciamo un piccolo accampamento con delle pelli e del legno. Siamo abbastanza in comfort, ok. Abbiamo solo perso il tempo infinito. Sì, ci accampiamo qua un attimo perché siamo messi tutti malissimo. Allora, adesso la tizia cura anche. Eidis, per cui Eidis, per favore, cura. Poi cura di nuovo me, perché lei ha 35, lei 65, qua il 55, vai. E no, poi deve però pulire. C'è qualcun altro che può pulire? Allora, tu fai delle medicine, abbiamo bisogno di medicine infinite. 9 medicine non sono niente. Tu riesci a curare qualcun altro? Costa 16, costa 24, costa 6. Però 24 è tantissimo. Quattro è tantissimo. Non posso curare nessun altro stanotte. Preserviamo qualcosa. Mi sa che non preserviamo proprio un fico secco di niente. Nebbia non cacciano. Può solo fare la guardia. E se fai la guardia lei, qualcun altro può cacciare per caso qua. Io posso fare delle robe? No. Tra l'altro è bello il fatto che cura me, ma io sono di guardia. Va bene. Aslaif non ha hunting. Ah, tu posso che guardare, fai caccia. E tu guardia. Va male 3 di carne. Oh, senti, non so se riusciamo a mandare qualcuno a conservare. Chi è che conserva? Tu conservi? No. Sono solo loro due che conservano. Ho bisogno di medicine e di cure. Facciamo così. Nulla. Carne a tutti, comunque. No, c'è un buco in un sacco. Abbiamo perso 7 medicine, le abbiamo usate.
preso 9 e abbiamo perso 4 di carne. Io sono migliorato e nessuno è peggiorato, per fortuna. Però abbiamo ancora erbe, mi sa che non ce ne abbiamo per curare tutta sta gente. Solo 25 erbe abbiamo, eh. Va di medium food bed shelter. Andiamo super forza. Sì, ci accampiamo anche qua. Cioè, si è messi tutti malissimo. Ma ci troviamo dei combattimenti che sono ogni volta l'apocalisse. Non lo so io. Devi curare per forza me? Cura Agun. Cavolo, come non abbiamo abbastanza? Ne abbiamo 20, abbiamo solo 12. Nefia mi costa 16. 24. No, no, facciamola cucinare e mettere da parte il cibo. Avendo il cibo? No. Curiamo qualcosa che non mi costi tanto. Questo, per esempio. Sono comunque 6. 24 è tantissimo. Posso non farla dormire? Roscova non si riposerà. Oh. Mi dispiace Roscova, però. Sei l'unica che fa le medicine. Vadi. E guarda, Gunnar è peggiorato. Di tutte e due, tra l'altro. Abbiamo dato 3 di carne. Si è messi malissimo. Vediamo se la mercante, adesso che abbiamo assegnato la al coso, ci torna utile o meno. Allora, veniamo qua e c'è poco cibo, ok, però vabbè, di provviste ne abbiamo, non è un problema di provviste al momento. Abbiamo consumato parecchie di provviste pure, porca miseria. Lui è messo malissimo, lui è messo malissimo e non abbiamo neanche nulla che possiamo fare. Ci chiede tantissimo. Costa 30 curarlo, siamo pazzi? Non curare nessuno, non so cosa dire. Tre carne andranno male, preserva. E preserva ancora. Cavolo, sta peggiorando sempre più Gunnar. Ma ci costa la vita infinita di medicine. Vediamo tutti, please. Lei è morta di sonno. Praticamente, ma possiamo comprare della roba qui, please? Ah, no, forse possiamo curarli gratis dalla tizia, vero? Speriamo. È vero che forse se andiamo da lei ce le cura. No, forse non gratis, ma ce le curava comunque.
Forse abbiamo comunque bisogno delle medicine, però. 30 ne abbiamo, ma lui è peggiorato ancora. Non abbiamo più neanche erbe. Siamo tutti a posto? Oh, dei grazia. Per fortuna. Mareo, abbiamo fatto bene a tornare qua. Mi ero dimenticato, cioè me ne sono ricordato adesso di questa storia. Frail One. Se no lui cioè, ci moriva praticamente. Roscoe, sei molto meno in gamba, della tua maestra. Allora, guardiamo un attimo sta roba qua, poi concludiamo il video, che è già passato parecchio. Abbiamo prodotto la medicina. Grazie, oh, grazie, Mezzitess. Ok. Ho fatto tutto il possibile, il resto sta a mia sorella. Grazie. Ok, 5 punti. Sì, ma noi abbiamo bisogno davvero di tantissimi punti. Altro che 5. Ok, la longship. Ma diciamo che la longship lo vediamo nel prossimo episodio, no? Salviamo. Ci salutiamo. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso l'aveste già fatto. Vi auguro una buona giornata. Ciao.